palio l'accesso alla finale. Chi perde è fuori. Ancora pochi istanti qui allo Juventus Stadium, rimanete con noi. Oggi sono qui ad assistere alla partita. Match allo Juventus Stadium che sta per avere inizio, si fanno sentire i tifosi sulle tribune, l'atmosfera è già caldissima. Un caloroso saluto da Piero Gipardo, con me come sempre Daniele Adani, protagonista della UEFA Europa League sulle frequenze di EATV con il primo round delle semifinali. Si affrontano Juventus e PSV. Devono sfruttare l'impegno casalingo in questo match d'andata se vogliono confermarsi i grandi favoriti della vigilia e ipotecare il titolo. Dal canto loro gli ospiti hanno poco da perdere. Sai, essere in finale rappresenta già un grande traguardo per loro e la cosa potrebbe consentire ai giocatori di scendere in campo con meno pressione addosso. E questo può avanzare indisturbato. Attenzione, questa può essere chiara occasione da gol. L'arbitro non se ne è sentita qui di tirar fuori il rosso e arrivano le proteste. Da regolamento ci poteva stare anche l'espulsione. Diciamo che, insomma, per usare eufemismo, in panchina non hanno gradito così tanto. Onestamente non ho capito perché ha optato per il giallo. Boh, era una chiara occasione da gol, stava andando in porta. Posizione calciata davvero male qui. Ha provato la conclusione, era difficile segnare da quella distanza e c'erano sicuramente soluzioni migliori. Riflettori puntati su di lui per questo match, è un giocatore che può fare sicuramente la differenza quando è in giornata. Si fa dare spesso palle in fase di impostazione, detta i tempi della manovra, accelera, decelera dalle pause. Lo fa proprio a piacimento, sanno che basta smarcarsi, al resto ci pensa lui. Ottima la copertura. De Jong. De Jong ferma l'azione d'attacco degli avversari. Bremer. Optano per una tattica più prudente, lasciando il pallino del gioco in mano alla squadra avversaria. Aumenta la pressione, non si accontentano del pari. È punizione, posizione invitante. Punizione che è facile prendere il portiere. Manuel Locatelli. Ken prova a metterla lunga col filtrante, iniziativa che non porta a nulla. Fa da scudo al pallone con il fisico, attacca la Juve, rompe la marcatura. Pogba, Kostic, palla fermata benissimo dal difensore. L'arbitro non interviene, c'è il vantaggio. Fanno girare la palla in attesa del momento giusto. Capisce tutto Hummels. 60 secondi da recuperare. Interviene con decisione, spedendo il pallone in out. Arriva il fischio, prima frazione allo Juventus Stadium che si chiude qui. Comincia il secondo tempo della semifinale d'andata di UEFA Europa League. Prego, questa palla con questa scivolata efficace.
Posizione interessante. Hanno reagito bene, hanno evitato di farsi schiacciare, ora possono ripartire. Manuel Locatelli. C'è il vantaggio per la Juve, l'arbitro lascia giocare. Nuovo fallo stavolta, c'è il calcio di punizione. Rosso, l'arbitro non ha dubbi. Potrebbe essere la svolta del match. Vedremo se sapranno approfittarlo. Kostic. Errore bianconero qui nel possesso. De Jong. Occhio a Gnabry. C'è pressione, attenzione. Hanno campo, possono far male con la ripartenza. Possesso recuperato bene dalla difesa. C'è spazio per andare. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Indicazione di servizio, il signor Manuel Leone è pregato. Palla interessante in profondità. C'è la chiamata dell'assistente che segnala l'offside. È mancata, sai cosa? La sincronia nei movimenti, Pier. Il ritardo nel passaggio ha vanificato il tentativo di inserimento. Può avvicinarsi alla porta. Mauro Junior lascia partire il tiro. Portiere che sembrava battuto si è salvato con un pizzico di fortuna. La traversa, solo la traversa ha negato la giocata del gol. Ci sarà il cambio nelle fila della Juve. Ancora un quarto d'ora da giocare. Dusan Vlahovic. Milik. Palla che resta alla Juve per il vantaggio. Grande intervento del difensore. Dusan Vlahovic. Spinge la Juventus in questo finale, vuole vincerla. Lo stesso pensiero dei tifosi che continuano a sostenere a gran voce la propria squadra. Ha un'autostrada davanti a sé. 1-0, si sblocca dunque la semifinale. Vedremo come questo gol inciderà anche tatticamente sul match. Trova il vantaggio al tramonto del match. Doccia davvero gelata per gli avversari. Salta di netto. Possono trovare il gol del pari, attenzione! Hanno pareggiato! Tutto da rifare! Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Ma poi calciato forte dalla media distanza, il portiere non ha avuto il tempo di intervenire. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Si giocherà per almeno altri 2 minuti. Quando manca poco al termine, la Juve attacca a caccia del gol vittoria. Possono passare in vantaggio. Arriva il segnale di chiusura, finisce in parità questo primo round. Semifinale quanto mai incerta, Lele. Così c'è più suspense, Pier. Anche se per i tifosi ci sarà da soffrire almeno per altri 90 minuti. Ma per noi che amiamo il calcio, in tutte le sue forme non poteva esserci risultato migliore. Al ritorno sarà battaglia vera. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. Ha lottato fino alla fine per questo pareggio, Pier. E i suoi sforzi sono stati ripagati con un gol pesantissimo. La squadra sa di certo chi ringraziare per il risultato di oggi. Pubblico già caldo, sale l'adrenalina sulle tribune in attesa del fischio dell'arbitro che darà il via al match.
Qui è Piero Gepardo che vi parla con me, Lelia Dani. Altri 90 minuti a disposizione delle due squadre per centrare l'accesso alla finalissima. Sfida che viene opposta PSV e Juventus. Mi aspetto tantissimo da questa partita. Pareggio dell'andata vuol dire tutto da giocare, tutto incerto. Entrambe possono qualificarsi. L'impressione che servirà un pizzico di intraprendenza, un pizzico di follia per portare a casa la qualificazione. Questo è lo schieramento di partenza della Juventus. Difesa affidata a Bonucci con Laporte. Marcos Llorente insieme a Federico Chiesa in posizione di ala. E due punte a cui è affidato il compito di finalizzare la manovra. Può metterla da lì. Tiro completamente fuori misura questo. Marco Fiorente, chissà che non la risolva proprio lui con una giocata, con un guizzo da tenere sicuramente d'occhio questo giocatore. È in grado di seminare lo scompiglio nella difesa avversaria, ma perché è abilissimo con la palla. Se prende fiducia può risolvere la partita da solo. Fabio Silva, intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Gran dribbling, non la blocca, interviene e spazza via. Prova ad aprirsi un varco. Occasione d'oro, rete, il gol dell'1-0, eccolo. Replay che ci permette di apprezzare meglio il lancio sbarcante da cui è scaturito il gol. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. Si riparte sul punteggio complessivo di 2-1. Contrasto deciso, palla fuori, sarà rimessa. Vlahovic. Occhio alla progressione. Dice di no qui il portiere. C'è il tocco corto. Entrata decisa, perde palla. Ken. Paredes. Possesso regalato. Attenzione, qui c'è il rischio di un cartellino rosso. Arbitro che tira fuori il cartellino rosso. Rosso, viene punito giustamente questo intervento, Lele. Assolutamente, Pier, si dispera. Ma ormai quel che fatto è fatto, ma doveva pensarci prima. È il momento del cambio in casa Juve. Fabio Silva. Prova con questo filtrante, può nascere qualcosa. Si fa rubare palla. Si chiude qui la prima parte del match, le squadre vanno a riposo. Primo possesso della ripresa per il PSV. Palla gol importante e c'è il gol, l'ha messa dentro.
E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. Un gol facile facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Match che riprende, risultato complessivo che è di 3-1. Grande intervento difensivo. Dusan Vlahovic. C'è il movimento dei compagni. Non ha dubbi l'arbitro. Punizione per il PSV. Pallo che poteva anche costare un giallo, almeno così chiedevano dalla panchina. L'arbitro ha scelto il richiamo solo verbale. Per questa volta se l'è cavata, ma sa di non poter commettere altri errori. Si preparano al cambio. Intervento comodo da parte del portiere. Guadagnano metri. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Libera l'area qui. Ottimo l'intercetto del pallone. Kostic. C'è spazio per la Juve lungo l'out. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Palla vagante. 40 metri da Juve, attenzione. Lo salta di netto. Decisivo qui in copertura, interviene e sventa il pericolo. Occhio al contropiede qui. Ottima verticalizzazione. Buono il tocco dentro. E c'è il gol. Sono tre adesso i gol di vantaggio. Distanza che sta diventata enorme. Azione del gol che merita di essere rivista. Contropiede micidiale direi. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Punteggio della doppia sfida che recita 4-1 dopo questo gol. Kostic. Può scegliere chi servire. Sbaglia il passaggio e regala il pallone. Kostic. Con questa palla e punta alla porta. Grande parata. Super portiere. È arrivato il momento di cambiare qualcosa. Palla verso il centro dell'area. Intervento del portiere che vale come un gol. E non si è lasciato sorprendere. Giocherà ancora per due minuti. L'ha messa dentro di testa, un gol bellissimo. Rivediamo il corner dal quale è scaturito il gol. Eccolo, colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Si riprende a giocare. Punteggio complessivo della sfida sul 4-2. Fischia la fine l'arbitro, esplode il pubblico di casa. Risultato che spalanca le porte della finale. Un verdetto che non mi stupisce, Pier. Se c'era una squadra che meritava di andare avanti erano loro. Lo hanno ampiamente dimostrato nelle due sfide. Ora però piedi per terra, testa bassa e pedalare, perché c'è ancora tanta strada da fare. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Un bel successo in saccoccia e per non farsi mancare nulla ha condito la sua prestazione con un gol. Complimenti.